Ciceo. Ebbene sì, un altro nuovo video. Avevo detto che mi sarei impegnata e mi sto impegnando. Oggi è il 10, sì, dicembre, ciao, il 10 gennaio, il lunedì dei lunedì del 2022, anzi buon anno nuovo. E niente, volevo far vedere cosa ho preso con il primo giro dei saldi che sono iniziati qui in Veneto. Mercoledì il 5 gennaio, che io mi sarei voluto prendere di ferie per andare a fare un giretto, invece non ho potuto perché c'erano due miei colleghi in ferie e quindi io, fino a sera a lavorare. Vabbè. Ho recuperato con il ponte, questo meraviglioso ponte della Befana, che vi ricordo, da qui in poi fino a Pasqua è tutto un dritto di sofferenza e dolore, così, giusto per. E, no, ho fatto un primo giro venerdì, il 7, sì. Ho fatto un giretto con mia mamma perché siamo andate in cerca di scarpe. Sostanzialmente è stato un po' deludente, però ho ripreso la grande sabato, che mi sono trovata con un'amica a centro commerciale. In teoria mi dovevo solo trovare con lei per un caffè e in pratica non è andata proprio così, ecco. E questa volta tutto preso in negozi fisici e quindi si dovrebbe trovare tutto abbastanza facilmente. Dei capi di abbigliamento, sto giro non ho le foto. Se trovo di tutto, metto eventualmente le foto prese dai siti, quindi comunque si vede il capo indossato. Ovviamente non è come vederlo addosso a una persona vera, diciamo vera. Si vede addosso alla modella, magari, quindi non è la stessa cosa, però insomma, piuttosto di niente, meglio piuttosto. Allora, cominciamo perché le cose sono abbastanza, anche se non sembrava. Comincio da questo maglioncino, che è molto, 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 molto carino. È di questo viola, che non mi viene in mente la sfumatura, Orchid, forse, non mi ricordo, con lo scollo V e tutto questo pizzo qui. Dello stesso colore, che è bellissimo. Trovo che adesso si abbassa la sedia. Siamo arrivati. Questo l'ho preso in un negozio che ho trovato sulla strada, diciamo, mi sono fermata perché ci sono passata davanti, non ci sono andata apposta, e che si chiama Pick Up. Mai sentito, non so se esista da altre parti. L'hanno aperto al posto di un Upim, infatti dentro come struttura è abbastanza simile, però io sinceramente non lo conoscevo. Comunque, in sostanza questo è un maglioncino caruccio caroccio, 9,90 euro, bellissimo. La maglia è spessa, è caldissimo e poi c'è questa parte del pizzo, favoloso. C'era anche rosso fragola, sono stata stupida a non prenderlo perché aveva un filo tirato qua. Però adesso che l'ho preso, siccome mia mamma ci deve passare nei prossimi giorni, ho detto se vai, fermati, se c'è ancora prendimelo, anche perché per 9,90 euro il filo si tira dentro, si sistema, bellissimo. Dopodiché, Pittarello. Pittarello mi ha un po' deluso, mi sono fermata anche da Globo, con la speranza di trovare qualche stivaletto o qualcosa, invece c'è. Cioè, un funerale tutto nero, massimo marrone, cioè una tragedia. L'unica cosa che ho trovato nel primo giro di saldi, un paio di stivaletti scontati a 15 euro, come si vede, da 25, grande saldo, che questi li ho visti quando sono entrata, ho detto miei, adesso si capirà perché. Bellissimi. Questo è il classico modello Super Saiyan che mi prende in giro mio fratello, ma cioè, vogliamo mettere la comodità di questi stivaletti che sotto hanno anche una bella gomma e sono di scamossiato Bordeaux. Cosa vogliamo dirgli? Niente, assolutamente niente. Io questi ne ho di tutti i tipi, di tutti i colori, durano anche solo una stagione, però. Cioè io li strasfrutto, sono comodissimi, caldissimi, che io
fino a primavera devo stare avvolta in un bozzolo di pelo e pile, quindi per me sono perfetti. E sempre quel giorno avevo visto anche un paio di stivaletti viola, bellissimi, solo che mi sembravano troppo alti, perché comunque avevano il tacco grosso, però abbastanza alto e senza platò. Però mi sono entrati qua, cioè a me quando la roba mi entra qua, ragazzi, è finita, cioè io finché non me la tolgo il chiodo da qua, finita. E fatalità, una mia amica mi ha detto: guarda, secondo me se porti dal calzolaio, comunque mette sotto una soletta, un po' di platò, insomma, si sistema. Quindi, detto fatto, non ha neanche fatto in tempo a dirmelo che io il giorno dopo, prima di trovarmi al centro commerciale con quest'altra mia amica, mi sono fermata nel pittarello che ho vicino a casa, che è un altro punto vendita rispetto a quello dove ero andata il giorno prima, e niente, sono andata a prendermeli, cioè non resistevo. Grazie, pittarello, mi devi ringraziare, sì, perché ti lascio giù sempre tanti tanti soldini. Questi, facciamo vedere, costavano 36 euro, scontati 24,90, anche qua, grandi sconti, vero? Una volta dava più soddisfazione pittarello con i saldi, ma vabbè, se non sono all'inizio. E insomma, in sostanza sono andata a prendermeli perché non ho resistito. Vabbè, adesso cozzano un po' con questo viola che è diverso, magari visti su uno sfondo nero renderebbero di più, però giuro che sono bellissimi, c'è un viola intenso, carico, vibrante, bellissimo. E appunto, come dicevo, il tacco è sì, è grosso, però è alto perché sarà 10 centimetri, ci sono tutti. E senza plateau, quindi il tacco lo senti tutto. E insomma, hanno un discreto peso da sostenere, quindi si sente. Però siccome comunque il tacco lo devo cambiare perché si sente che è duro, non è gommoso, quindi scivola. Qui si pattina, che è una meraviglia perché è proprio super liscio. Quindi comunque dal calzolaio li dovevo portare per mettere sotto un po' di gomma antiscivolo. E quindi insomma vediamo cosa mi racconta, insomma cosa si può fare. Dopodiché sono andata con la mia amica appunto al centro commerciale, abbiamo bevuto il caffè, abbiamo cioccolato un pochettino e lei è andata da Carpisa perché le serviva uno zainetto e lì ho deciso che devo comprare una borsa nuova, quindi altro chiodo, cioè ho tirato via il chiodo degli stivaletti viola, adesso mi è entrato il chiodo della borsa, si salvi chi può. E dopodiché lei è andata a casa perché aveva il figlio e il compagno a casa da soli e io invece sono rimasta lì a fare un altro giretto e ho fatto un po' di danni. Allora, premetto che sono andata da Parfois, grande amore mio, da OVS, ho fatto parecchi danni, da H&M, uno schifo, cioè veramente H&M, nell'ultimo anno, dal mio punto di vista, ha abbassato la qualità, ma drasticamente. Intanto mi ha tolto tutta la linea Plus, dai negozi, cioè solo online, che già questo, secondo me, è una cosa gravissima, che non si può provare niente, è una cosa gravissima. E poi veramente la qualità, cioè io le robe più schifose che ho visto in giro nei negozi le ho viste da H&M nell'ultimo anno. Robe assurde, importabili, noiose, tutte uguali, cioè veramente uno schifo. E ho comprato una camicetta che è un po' boh, non so in quel momento così, ma la vediamo dopo. E poi grande danno da Kiko, che però lo tengo per ultimo perché comunque svuocerò. Infatti, io qua sono già pronta col dischetto e acqua micellare perché se dovrò svuociare tanta roba mi servirà tanta mano perché ho preso parecchie cose, ho preso due palette, un eyeliner, due eyeliner forse, non mi ricordo, un po' di rossetti, tanto per cambiare, insomma, vabbè. Comunque, cominciamo, perché sennò viene sempre il video lungo 100 anni. Parfois, mio grande amore, che
L'ho scoperto quando ero in quel di Venezia, me l'ha fatto scoprire una mia ex collega, mia amichetta Silvia, e da lì, insomma, basta, mi è partito l'embolo. Ricordo che quando sono andata via da Venezia i miei ex colleghi mi hanno regalato una gift card da Parfois, tanto per dire quanto mi piace questo negozio, graditissimo. E insomma, ho preso un po' di cose perché io quando entro lì qualcosa prendo sempre, ma in generale nella vita quando io vado per negozi i soldi li tiro fuori sempre dalla tasca. Quando mi faranno cavaliere del lavoro sarà sempre troppo tardi, ricordatevi che io faccio girare l'economia, ricordiamocelo, Draghi, ricordatelo. Anzi, Mattarella, ricordate. Insomma, ho preso tutte robe. Sì, bravissima, però ho preso tutte cose scontate. E qua i saldi sono sì, abbastanza soddisfacenti. Allora, ho preso questi orecchini, che sono un bordeaux opaco, ovviamente non mette a fuoco neanche a morire, con dei brillantini, che sono dei cerchietti chiusi, perché appunto adesso con la mascherina io porto solo orecchini chiusi, quelli pendenti aperti. Non riesco a portarli da 2 anni, anche se li amo tanto, perché con la mascherina, ti toglio la mascherina e viene via tutto. E molto carini, poi io poco amante del Bordeaux, quindi questi li userò sicuramente, da 5,99 3,99 euro. Poi ho preso queste lune. Sì, buonanotte. Vabbè, non si vede perché non mette a fuoco. Comunque hanno il bordo dorato. Dentro, sì, si immagina più che altro. Dentro sono tipo smaltati di nero e hanno i brillantini bianchi. Queste carine, discrete, insomma, tappabuchi. Da 5,99 a 2,99, scontate del 50%. Questi sono gli sconti che danno soddisfazione. Poi, altro sconto del 50%, questo Tris di Anellini, allora c'è questa ondina dorata, questo che è tipo color, che colore sei? Color, mi viene piombo, vabbè, color acciaio, diciamo, con i brillantini, e questo che è... questo andrebbe bene con la luna perché ha la base dorata, smalto nero, chiamiamolo smalto nero, e brillantini bianchi. Questo Tris, non ci vedo, da 2,99 a 4,99. Buono. Poi ho preso questo anello che ha delle pietrine con varie sfumature. La base, diciamo, è quella, però ha varie sfumature sul grigio, beige, marroncino, un po' di tutto, da 5,99 3,99 con la base oro. Poi ho preso questo che è il cuginetto, questo è il cuginetto suo, che è sempre tipo color piombo, non mi viene il nome del colore suo preciso, che ha dei brillantini. Uno sì e uno no, cioè un elemento è liscio e un elemento a brillantino da 6,99 4,99. Niente, prima o poi cambierò la webcam, prenderò una roba seria che mette a fuoco prima o poi. E quindi questo Parfois Le. Allora, aspetta, qui come abbiamo detto dopo. Allora, faccio vedere prima la camicetta di H&M perché ce l'ho sopra nel sacchetto. Ah, mi sono dimenticata proprio nel sacchetto. Questo è il sacchetto, tutto bello pregno di cose. Allora, premetto che è strana, cioè lo dico io per prima, è strana, però quando l'ho vista mi ha incuriosita, poi quando me la sono provata è strana, però non so, mi piaceva come mi stava addosso. E vabbè, chi ha visto le storie su Instagram, ricordo seguitemi su Instagram, l'ha vista indossata ed è particolare. Di sicuro non è una cosa che io metto usualmente, non è proprio nel mio stile. Intanto partiamo dal colore marrone, però è un marrone bellissimo, c'è cioè proprio un color cioccolato caldo, bellissimo, più caldo di come sembra lì. E questo è tipo un finto raso, un finto satin. Dai, vediamo subito la composizione, così.
ci togliamo il pensiero. Su base nera, ottimo, così si vede niente. 100% poliestere. Ecco, sappiamo tanto come prima. Benissimo. E insomma, una camicetta fatta così. Questa devo mettere per forza la foto perché non si capisce, se no. Ha le maniche super ampie, con il fondo l'elastico. Questa va giù dritta. In fondo, appunto, è così. No, non so, sì, è aperta, non è elastico, non ha niente. Ha questo scollo tondo molto ampio. Dietro il collo c'è un fiocchetto ed è carina. Cioè, è strana perché vista così potrebbe sembrare tipo la traversa che mette la parrucchiera quando tagli i capelli, cioè quella specie di grembiala. Però non so, ripeto, è una cosa è strana, è particolare. Non è nel mio stile, però mi è piaciuta. Soprattutto mi è piaciuto tanto il colore. Non so, questa è proprio fuori dalla mia comfort zone, anche perché l'ho presa a prezzo pieno questa nuova collezione. Fatte in questo modo di vari colori, ce ne sono 4-5, mi sembra. Ma poi H&M è un po' psicopatico come me, perché fa ogni stagione, prende tipo due o tre stampe o due o tre colori e ci fa tutto, ci fa gonne, camicie, vestiti, canotte, felpe, mutande, qualsiasi cosa. E infatti con questo tessuto e con le altre varianti, diciamo, ho visto che ci sono vestiti, gonne, camicie, cioè di 2000 versioni. Insomma, tornando a noi, questa è 19,99. Appunto, nuova collezione a prezzo pieno, però l'ho presa perché online non c'era più, mi sembra, la taglia. E siccome sono rimasta schifata da tutto il resto, non lo so, ho detto devo comprare qualcosa e ho comprato questa. Non so, è sempre il demone dello shopping questo, non sono io, non è colpa mia, io innocentissima. Allora, passiamo poi a OVS, che è la parte più sostanziosa. Io di solito da OVS faccio fatica a comprare ultimamente perché non trovo mai niente. Invece stavolta nella sezione Curvy ho trovato parecchie cose e anche prezzi interessanti. Allora, vado in ordine così come sono nel sacchetto. Prima cosa, questi leggings. E ho preso tutto appunto nella linea, nella sezione Curvy, che almeno OVS, una roba bella che fa nella sua vita è che in negozio c'è ancora la linea Curvy, quindi si può provare. E sono questi leggings che vanno giù dritti, stretti, normali, che sono in bitessuto. Quindi hanno la parte interna di tessuto che è anche caldino morbidello e la parte esterna che sono in similpelle. Ovviamente, ripeto, alla fine se le trovo, ma dovrebbero esserci tutto, metterò le foto prese dal sito così si capirà un po' meglio. E questi sembrano leggeri, e invece, porca miseria, quando me li sono tolti dopo averli provati, cioè avevo la gamba sudata, cioè sembra di no, invece tengono caldo. Allora, questa, ah, mi sono dimenticata di dire la taglia della camicetta. One moment. La camicetta di H&M, ho preso una L. Ho preso una L perché è già gigante così. La XL ci avrei fatto il giro due volte. Allora, tornando a OVS, questa è una taglia XL. Io avevo preso sia l'XL che la XXL da provare, però ho provato la XL ed era perfetta, quindi la taglia in più non l'ho neanche provata, sinceramente, perché questo è proprio un guanto. Come ha visto chi mi segue su Instagram, ha visto le storie. Allora, queste costavano, questi leggings, devo ricordarmi che passo sempre dal plurale al singolare, dal maschile al femminile, viceversa. Questi leggings costavano 26,95 scontati del 55%, 12 euro. Buono. Questi veramente carini, carini, carini. E anche, ripeto, caldi, non pensavo proprio. Poi,
Allora, questa maglia caruccia l'ho presa per provarne insieme ai leggings perché avevo un vestito quel giorno, quindi mi serviva qualcosa da provare da mettere sopra i leggings. Questa molto carina. È un po' trasparentina, non so se si vede, ha lo scollo tondo abbastanza ampio, ha un po' le manichine a sbuffo, ma appena appena, qui arricciato ai lati dello scollo, si vede qua l'arricciatura. E niente, poi va giù normale sia la manica che il fondo. E la cosa particolare è il tessuto che è un po' simile damascato. E questa è leggera, cioè il tessuto sembra quasi un cotone lanetta, chiamiamolo così, però è leggero, poi un po' trasparentino. Però caruccia, caruccia. Questa è una S, però della linea Curvy. Buonanotte. Una S della linea Curvy, eccolo qua. E vabbè, scontato del 70%, costava 26,95. E io l'ho pagata 9 euro. Mi sembra. Aspetta che guardo un attimo. T-shirt senza cosa. Un attimo. Guardo il codice, cioè t-shirt senza cosa. Oh. Sei 13, sei tu? No. 8,09 euro, pure 09, 8,09 euro. Molto carina. E cos'è che volevo dire? Ah sì, questa è una S della linea Curvy, infatti non ero convinta, ma siccome l'ho provata e ho visto che andava bene, sarebbe andata bene meglio una M, ma c'era solo S o XL, cioè taglie enormi. E sarebbe una 46, ma non è vero, perché se ci sto io che sono una 52/54, non è una 46, no. E niente, molto carina. Andiamo avanti perché siamo già a 20 e passa minuti, ciò non va bene. Poi c'era un'altra maglia. Altra maglia, questa mi è piaciuta un casino quando l'ho vista. Anche questa è leggera, ma vabbè. Insomma, arriverà anche la primavera. Questa mi è piaciuta tantissimo per la stampa. Cioè, queste rose su fondo nero, carine, carine, carine. Questa è, sì, è proprio primavera, sera d'estate, inizio d'autunno. Allo scollo a V. Poi qui davanti e sulle maniche ha tutta la stampa con le rose, invece dietro è nera sulla schiena. E questa va liscia sul fondo, invece le maniche hanno l'elastico qui che fa questo polsino così carino, un po' 700, un po' Lady Oscar. E anche questa le manichine leggermente a sbuffetto. Carina, carina, carina. Questa è una M della linea Curvy, infatti questa giusta, perfetta. Anche di culo perfetta. E allora, questa costava, vediamo se si vede il prezzo sotto. Un attimo che ci hanno messo l'etichetta sopra. Tardi. Questa costava 19,95, pagata 7. 7 euro. Bellina, bellina. Questa è veramente la stampa. Appena sono entrata l'ho vista. Mia, conquistata subito. E aspetta, luci si infuggono perché ho preso anche degli orecchini. Se provo, sono qua, arrivo. Allora, ho preso degli orecchini molto discreti. Direi quasi per andare a messa, peccato che io non vado a messa. Dai, sono troppo bellini. Con la stella, la luna, il cuoricino, qua hanno brillantino. Dai, bellini a sé. Mi piacciono queste cose discrete. Poi, appunto, io amante degli orecchini pendenti, sono in astinenza. Questo fatto delle mascherine, che anche questi sono impegnativi con le mascherine, però vabbè, insomma, non è che li metto tutti i giorni. E non è che abbia tante occasioni in generale nella vita per metterli. Come tutti, penso. Allora, questi costavano 7,99, scontati 3 euro. Vabbè, 3 euro, fidate. E poi
c'è un altro paio di orecchini, fondo arrivo, un attimo. Eccoci, sotto in fondo a tutto. Eccoli qua. Anche questi discreti, dai. Sono delle specie di soli, dei cerchietti, con tutte le pietrine in tutti i colori. Questi sono comodi perché li abbini con qualsiasi cosa. Dai, carini. Discreti. Allora, costavano 4,99 scontati 2 euro. Sì, vabbè, svitiamoci la mano, non lo so. 2 euro. Intanto lo metto a fuoco, cioè io sto anche lì a sbattermi. 2 euro, molto carini. Ma attenzione, il pezzo forte, giacca in similpelle bordeaux, bellissima, capi, il collo, non è la coreana questa, ma ha la fraticella, insomma il collo tondo, non ha il colletto, alla manica dritta e va giù bello lungo, cioè non è un chiodo che arriva alla vita, questo arriva a metà culo, e la cosa comoda è che lateralmente e anche internamente nella manica, ma ci interessa poco, quello che ci interessa è che lateralmente è di tessuto e quindi tutto ciò rende la giacca estremamente elastica e mansueta sul fianco, che nel mio caso è una cosa essenziale. Io in realtà avrei già una giacca così, però è fatta diversa, è fatta un pochettino più a chiodo, l'ho presa da Chia B qualche anno fa e adesso ci sto, se proprio stringo e strizzo, ma non devo respirare in sostanza. E questa invece è giusta, perfetta. Questa è sempre linea Curvy, ovviamente, è una 47 delle taglie conformate, non chiedetemi a cosa corrisponda, non lo so. E diciamo che l'ho presa un po' qua c'è scritto europea 52, quindi sarebbe una 56 italiana, e l'ho presa a caso, l'ho provata, mi stava avanti tutta, anche perché questa robettina qui costava 59,95 euro, che non gliela avrei dati mai, però scontata del 70% l'ho pagata, voglio dire il prezzo giusto, 17,99 euro, cioè 18 euro, ma è bellissima, comoda, cioè bellissima, anche questa l'ho provata su Instagram, l'avrete vista, bellissima, e dirò di più, c'era anche nera, che anche lì ne avrei una nera nell'armadio, però non ha la zip, si chiude con i gancetti, è un po' sfigatella perché appunto chiudendosi con i gancetti resta sempre un po' tirata, e quindi penso che andrò, se c'è ancora, me la compro pure nera. Anche perché, aspetta che c'è un antefatto, che chi ha seguito le storie su Instagram già sa, ho provato un vestito verde di velluto, che si sarà capito, io quando vedo velluto capisco più niente, come per tante altre cose. Vabbè, sorvoliamo. E solo che era una XL e mi stava giusta, perfetta. Guardando sull'app, perché io quando faccio shopping da H&M a OVS, sono sempre lì con l'app che controllo se c'è anche online, magari in negozio la trovi più scontata, oppure viceversa la trovi più scontata online. E quindi online ho visto che c'era la XXL disponibile. Allora ho detto, inutile che prendo questa che mi è proprio giusta ciucciata, prendo una taglia in più che sicuramente andrà meglio. Quindi ho fatto l'ordine e ho richiesto la consegna in negozio, quindi quando arriverà, se ci sarà ancora la giacca nera, verrà a casa, così riuniremo le due sorelline. Detto questo, passiamo alla Kiko. Danni, innanzitutto mi hanno dato un gradibilissimo buono del valore di 10 euro, spendibile in un'unica soluzione a fronte di un acquisto minimo di 20 euro, dal 1 al 28 febbraio, per il mio compleanno. Ottimo, grazie Kiko, che intanto ti ricordi della gente che spende.
niente, Kiko fa sempre dei buoni saldi. Oddio, anni fa meglio, però avendo anche alzato molti prezzi rispetto a 2 o 3 anni fa, anche quando saldano, ovviamente il prezzo finale è sempre più alto. Però una volta si trovavano molte più cose a prezzo più basso, tipo robe scontate 2 euro, 3 euro. Adesso è già più difficile. Però contiamo anche che adesso che siamo a gennaio ci sono già in sconto le collezioni di Natale e di dicembre, che anche quello, insomma, non sottovalutiamo sta cosa. E c'è già fuori esposta la collezione di San Valentino, che non ho preso niente, però ho visto dei video e ho sentito che è tutta a profumazione cioccolato, e quindi puntini, puntini, puntini. Vabbè, adesso andiamo con quello che ho comprato, perché cioè, perché ce n'è, cioè, ho già fatto danni lo stesso. Stai buona, fai la brava. Vabbè, allora cominciamo con questo pennello. Adesso lo faccio vedere. Questo è il pennello da occhi numero 61, che si chiama Graphic Eyeliner Brush, che è fatto così, è piatto e stretto. E io questo pennello fatto così lo uso per sfumare la matita, cioè io metto la matita, poi lo sfumo un pochettino, oppure quando metto l'eyeliner, poi metto la matita nera sopra per coprire i pastrocci che faccio, come si vede, e con questo sfumo. Io ho una matita, buonanotte, un pennello fatto così, che ormai poverino si è sfondato. Questo è della Elf. Esiste ancora l'Elf? Sembrava che l'avessero chiusa, non lo so. E questo c'era 5 anni come minimo. E quindi ne ho voluto prendere un altro, insomma, per dargli anche un po' il cambio, il giro, povera bestia. Questo, aspetta, tac, 7,69 euro. Ho preso tutte cose scontate, mi sembra, sì. Sì, ho preso tutte cose scontate, perché della, appunto, nuova collezione di San Valentino non ho preso niente, quindi ho preso tutte cose scontate. Poi ho preso una cosa preziosissima, utilissima, ricordatevela, la consiglio a tutte, la base labbra, questa è trasparente, questa con le mascherine è una mano santa. Perché questa fa fissare il rossetto. Allora, se il rossetto già di base suo è matte e opaco, ciao, cioè non lo toglierai mai più. Ma anche se un rossetto è non opaco, quindi glossy metal, cioè qualsiasi altro finish il rossetto di base abbia, questo lo fa fissare. Con la mascherina non viene via, quindi si può usare qualsiasi rossetto. Questo ricordatevelo, andate a comprarlo, numerose, dite che vi ho mandato io. Il lip base, dove sei? 5,59, però li vale tutti. E infatti ero disperata perché il mio l'ho straconsumato e dovevo andare a prenderlo, e per fortuna, insomma, sono passata alla Kiko. Anzi, diciamo che io sono andata alla Kiko per comprare questo e basta. Diciamo. Poi continuiamo con la linea permanente, poi passo alle linee, quelle di edizioni limitate. Questo è un eyeliner che devono aver messo fuori da poco, perché io l'anno scorso, quest'estate, cercavo eyeliner colorati e non ce n'erano in penna, perché io già sono intanata di mio. Se mi metto che pennellini, robe varie. Questo è un bel. Vediamo, aspetta. Cerco di fare una linea dove poi non mi servirà. Vabbè, non si vede niente. Comunque è questo colore qua. È un bel verdone foresta. Questo è il numero 04. 4,89 euro. C'è anche blu, ma blu ce l'ho già. E nero. Vabbè, nero per forza. E marrone. Anche il blu era molto bello, ma ce l'ho già, quindi non l'ho preso.
Poi ho preso questa palette di ombretti che dovrebbe essere linea permanente perché è nera, però boh, non ci avevo mai fatto caso. È che l'ho trovata super scontata perché questa l'ho pagata. Un attimo, Shadow Palette 5,99. Ma pensavo che costasse meno. Si vede che era in un espositore vicino a un'altra roba, pensavo che costasse tipo 3 euro. Vabbè, insomma, ormai l'ho preso. Buonanotte, comunque sono colori che uso. Questi due sono opachi, questi due sono metallizzati, sono colori che vabbè, io uso. Ho altre 300 palette con questi colori, potrebbe essere. Ma appunto, pensavo che fosse molto più scontato, giuro, pensavo costasse tipo 3 euro, ho detto vabbè, la prendo, tanto è piccolina, compatta, questa va bene anche per i viaggi. Viaggi, E niente, questo è il numero 02, l'ho già detto, 02, e niente, i colori sono carini, sul rosino, qui c'è un marroncino, bellina, niente. Niente di che, insomma, senza infamia e senza lode, però ormai c'è, la teniamo. Posso anche tenerla chiusa quando mi si consumerà una delle altre 300.000 palette con questi colori che uso. Faccio il cambio. A proposito, ne ho presa un'altra di palette di ombretti. Madonna santa, questo era il demone. Questo era il demone della Holiday Fable, che dovrebbe essere la collezione di Natale, se non ricordo male. Questa. No, 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 non è una palette di ombretti. No, no, brava, brava. Volevo prenderla e infatti ho detto no, ho preso già quella lì. Brava. No, 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 no. No, 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 brava, brava, brava. No. Questa è una polvere viso idratante che io userò ovviamente come al posto del fondotinta quest'estate. Ma cioè, notare il decoro, che è un peccato usarla. Questo è il numero 01 Ivory, quindi Avorio, perché io pure se sarò abbronzata, se mai sarò abbronzata, cioè guardate anche il decoro qua, bellissimo, se mai sarò abbronzata e sarò sempre color fantasmino, quindi questa, cioè, già adesso quasi è scura. E quindi questa è polvere viso, ibrida, oh, ibrida, ibrida, polvere viso ibrida, morbida e cremosa, con proprietà idratanti, per una delicata copertura matte ed un effetto pelle perfetta, profumato ai fiori d'arancio, no, fiori d'arancio, è vero, buonina, buonina. No, più che altro, forse ero convinta che fosse un fondotinta, non mi ricordo più, sono sincera, non mi ricordo. Vabbè, pazienza. Comunque, codesta 8,49. No, forse ero convinta che fosse una cipria, non mi ricordo, non lo so. Vostro onore, non lo so, non ero in me. Maria Santissima. Poi, sempre per la Holiday Fable. Aspetta che controlli non aver già comprato questo colore. No, perfetto, meno male. Io avevo già preso con l'ordine che ho fatto online, che non ho fatto il video qui su YouTube, ma l'avevo fatto vedere su Instagram. E io avevo già preso lo 03, colore 03. Vabbè, facciamo finta che si veda. E invece in negozio ho preso lo 02, questo. 6,49. Ma perché ci sono questi prezzi qua che in negozio c'erano tutti altri prezzi? Boh, chissà. Ah no, aspetta, non è la stessa roba, non è uguale. Pian 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 coi sassi, è diverso ciò. Ah, buonanotte, ciao. Ciao, ciao, ciao. Cioè, vabbè. Ciao ragazze, ciao. Non si vede bene, però dai, si intuisce cose sto. Sto rossetto, cioè, cosa
mix, ovviamente l'ho messo nel posto più sbagliato del mondo per farlo vedere. Comunque è un color carne con i riflessi dorati, così si vedono un po'. Ciao, ma è bellissimo. Ma sei matto tu? No, non puoi essere matto. Enchanting lipstick, ho capito. Rossetto super scintillante, si vede. Metallizzato per un'esplosione di perle sulle labbra, profumato alla rosa. Ricordavo di averlo preso questo, pensavo di aver preso un altro come questo. Vabbè, già che ci siamo, lo faccio vedere. Che questo è tutto il decoro. Ciao. Questo, non si vede una mazza. Comunque è tutto intarsiato ed è di questo colore qui. Questo è matte. Questo è una specie di corallo mattone. Questo è matte. Però sai, mi vengono i dubbi. Ultra matte, sì. Quindi, dulcis in fondo, ultima roba perché è venuto lunghissimo anche sto giro video, vabbè, già si sapeva. Precious Rituals Vegan Matte Lip Stylon. Stilo? Boh. C'è anche la confezione, ciaone. Anche se non mette a fuoco, ma vabbè, sì, si capisce. Questo sì è matte. È un borgogna, tanto per cambiare, un colore che non ho. E questo è 2,99, questo l'ho preso perché costava pochino, questo sì. Effettivamente, poi questo comunque è anche sottile, quindi è comodo, volendo anche da mettere in borsa. Carino, carino. È un borgogna tendente quasi al violetto, eh? Ah, questo è il numero 06 06 06 06 e questo l'ho detto, cos'era? Dov'è? Eccolo qua. Ah sì, lo 02. Aspetta che lo provo. Non mi sono messa rossetto apposta perché ho detto se devo provare qualcosa. Beh, che scintilla, si vede. I riflessi dorati direi che si vedono a muso. Bello, bello, bello. E non è neanche troppo chiassoso come colore di base, insomma, è un rosino labbra, solo che ha appunto questi riflessi dorati. Bellissimo. Vabbè, detto questo, finché la sedia si abbassa, torna al suo punto di non ritorno. Non so se si vede, ma pian pianino sta andando giù. Io mi sento che vado giù. Vabbè. E niente, spero di aver fatto vedere delle cose carine, interessanti, soprattutto interessanti perché magari se avete visto qualcosa che vi piacerebbe comprare, visto che appunto ho preso tutto in negozi fisici, quindi dovrebbe essere tutto abbastanza reperibile. E mi fa piacere, fatemelo sapere nei commenti, perché io li guardo sempre con piacere questi video e anzi prendo molto spunto e è per quello che mi piace guardarli, è per quello che mi piace farli. E niente, spero che comunque nonostante la lunghezza, ma vabbè, ormai si sa, e spero di avervi intrattenuto quella mezz'oretta, mezz'oretta. E niente, grazie per aver guardato il video. Seguitemi su Instagram, su Facebook. Lo so, sono monotona, però vale la pena, soprattutto Instagram. E col profilo privato, però, basta che mi mandiate un messaggio privato. Ciao, ti seguo da YouTube e io vi accetto perché di base l'ho messo privato perché mi sono stufata di gente che mette segui a caso. Per farsi riseguire, siccome a me non interessa avere 200.000 follower su Instagram, che tanto non mi pagano, che me ne frega. E ecco, questa è la spiegazione. Non me la tiro né niente, è soltanto una cosa, visto che
su Instagram ci metto anche cose mie personali, insomma, non mi va che la gente mi segua a caso, giusto per. E niente, chiudiamo perché è lunghissimissimissimissimissima. Grazie per aver guardato e al prossimo video ci vediamo, ciao!